Wahey Kuju, ben ritrovati alla vostra Android 91 in questo video lampo di Yokai Watch Puni Puni. Ho raccolto le monete evento, no? Dell'evento del milionesimo e 500.000esimo download, come si chiama, e quindi ho deciso di fare questo video lampo giusto per fare le slottate e vedere quello che esce da quelle monete. Eccole qua. Vediamo un po'. Ah, ma grigia, nulla di che. Oh, attenzione, si trasforma in oro! Ed esce Jibanyan Light di Shadowside. Quindi, insomma, non è male come yokai, però. Ok, questa è una moneta normale. Whisper. Non avevo mai preso Whisper? Ma ci picchia. Insomma, ci ho giocato un bel po' Puni Puni. Strano che non ho mai preso Whisper. Ok, questa già è d'oro di partenza. Oh, ok. Ogama, non male. Non male lui. Poi magari slotto anche queste altre due e così facciamo un attimino una cosa più bella per sto video. Se no solo ste monete, sei monete che ci fai. Oh, Indie Jay. Attenzione, esce Nevaria, va bene. Questa è Nevaria, non Nevina. Nevina c'ha gli occhiali. Poi l'ultima moneta di queste qua dell'evento. Poi slottiamo anche quelle da 10 e quella da 1. Insomma, quelle che ne ho 10 col sole sono di un evento di molto tempo fa. Ma di tanto tanto tempo fa che non ho mai slottato. Vediamo un po', questa dovrebbe essere la selezione? Ok, questa mi fa scegliere. Chi scelgo? Leo Fuoco mi intrigherebbe prenderlo, un Leo Fuoco WS. Abbiamo Zazel il giusto. Lui è più forte in attacco di Komasan. Però Komasan, ragazzi, è figo da far paura. Vai, 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 è troppo bello. Questo qua quando uscì a suo tempo mi piacque subito. Ho detto no, devo trovarlo assolutamente, non l'ho mai trovato. Sta moneta S non mi ricordo perché l'ho... Non mi ricordo neanche se l'ho comprato oppure se l'ho trovata così con qualche ricompensa del gioco. Non mi ricordo davvero, ma penso di averla comprata e non l'ho mai usata. Quindi oggi l'ho voluta usare e vi ho fatto dire anche che ho preso Komasan. È da un po' che ce l'avevo in mente di prendere lo sto Komasan. Poi ho abbandonato per qualche tempo il gioco. Non è che lo sto riprendendo in pianta stabile. Questo lo porto solo quando ci sono gli eventi o quando ho davvero tante monete da slottare. Allora faccio questi video un po' così. Mi prende lo schiribizzo e via. Neanche Focap ho mai preso. Quanta roba non ho preso, ragazzi, qui. Non so perché, ma non l'ho mai presa. Vabbè, ste monete qua così, queste non è che siano monete chissà che ti danno. Può uscire qualcosa di bello? Insomma, non pare. Ah, questo è quello che c'è anche su Sande Papa, su Yokai Watch 3. No, ragazzi, da queste monete esce roba, penso massimo che possa uscire il rango A. A meno che non ti va proprio di lusso una che ti fa uscire chissà cosa. Attenzione, ecco, infatti l'ho detto. Miseria, Yami Enma. Cavolo, questo già ce l'avevo, ma porca miseria, a trovarlo. E quanti ne ho trovati? No, l'ho potenziato il... Gli ho potenziato l'Energy Max io con i libri perché mi serviva per una missione. Ma wow, a trovarlo, ragazzi, non è facile. Ma ci picchia. Mi è andata bene, l'unica moneta con cui mi è andata bene. E poi anche un altro mi sembra mi ha detto: oh Andre, ho trovato Yami Enma con le monete dell'evento, quelle che ti danno per il bentornato. Io, erano queste appunto le monete dell'evento, se tornavi dopo un tot di giorni. Se facevi entrare però con l'account di Line, un tuo amico gli davi la pass, gli davi il link e se entrava da quel link ti dava tante ti dava tot monete, tot punti. Io non ci ho mai capito niente con quella Line. È da perderci tempo per riuscire a capire bene come funziona. O ti fai 4-5 account diversi, tutti con un IP diverso, però devi stare attento, ci vuole anche l'IP diverso. A meno che non è un modem che con IP che cambia di continuo,
Però comunque sia puoi perdere la connessione a volte, infatti per questo non l'ho fatto io. Oppure entri con un VPN diverso. Ci sono tanti modi per fregare Line, però comunque sia. Non lo faccio perché non ho voglia di perderci tempo. C'ho tante cose da fare per i video, quindi non proprio queste cose ci perdo meno tempo possibile, se posso evitarle di farle, perché non serve. Il mio yokai preferito, in forma Shadowside e Tripla S. Non l'ho mai slottato prima e mi sarebbe uscito lui tempo fa. Queste sono tutte quante già preimpostate. Oh, cazzarola. Ma quanto sei bello. Quanto sei bello. Però forma Shadowside è ancora più bello. Ho fatto bene a fare questo video, non volevo farlo all'inizio, però ho detto, sai che c'è, facciamolo un po'. Ed è uscito lui, lo yokai più bello di tutti. Non il più puccioso, ma è più bello. Sapete che c'è? Erano buggate il giorno in cui ho registrato il video. E mi sarebbe potuto uscire con un'altissima probabilità sia Nerorco Baby, sia Orochi Tripla S, Goku Orochi. Proviamoci. E infatti oggi l'hanno rimessa a posto. Proprio il giorno in cui io vado a fare la slottata l'hanno rimessa a posto. Non importa, non importa. Mi basta aver trovato Orochi Tripla S, forma light di Shadowside. Il mio yokai preferito. Guardalo, come fai a dire che non è bello questo yokai? A parte che è fortissimo. Ma poi guarda quanto è bello. Guardalo. Cosa gli vuoi dire? Allo yokai più bello di tutti. Poi guarda con quanti orologi si potenzia. Questa è forma light, forma shadow, l'ho visto e. È un serpente. È un serpente. Bellissimo. Ad ogni modo, Cuccio, questo video termina qui. Vi lascio questo bellissimo yokai a farvi compagnia. Io, come sempre, vi ringrazio per aver seguito questo video. Vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!